Ok. Boker Tov, carissime, Boker Or. Allora, oggi partiamo direttamente dal Fumash con la seconda chiamata. Siamo lunedì, dunque Kriya di Yom Sheni. Allora, parto subito col primo Pasuk. Allora, gli occhi di Israele, in questo caso Israele, che sappiamo che Israele è Yaakov, e a differenza da Avram, che quando Hashem gli ha dato il nome Avraham con la Hei, non si è più chiamato Avram senza la Hei, ma Yaakov, a volte Israele, a volte Yaakov, come vediamo. Poi ci sono le spiegazioni anche secondo la Chassidut, eccetera. Comunque, gli occhi di Israele si erano appesantiti per la vecchiaia e non poteva vedere. Yosef glieli avvicinò, i figli, lui li baciò e li abbracciò, che siamo, come sapete, come abbiamo alla benedizione appunto dei figli di Yosef, di Menashe Efraim. Domanda vi pongo, tantararà, ultimamente, io sto ponendo tante domande. Siamo già al secondo ciclo, allora mi permetto già. Chissà cosa farò al terzo. Allora, Rachel, sei pronta, ti vedo. Allora, quando parliamo di gli occhi, in questo caso di Israele, appesantiti dalla vecchiaia, quali altri occhi abbiamo visto, vai Rachel? Beh, di Lea, sicuramente, Lea, ma è anche di... Sì, dimmi. allora Lea, ma più per la vista, lei non era tanto problema di vista, era proprio gonfiore, no? Diciamo. Avram, quando deve benedire Avram, mi sembra. Non è Avram, ma quando deve benedire Ah, Isaac. Yitzhak, fantastica. Andate a pagina 106, capitolo 27, passo 1. Ecco, così lo vedete sul testo. Allora, quando Yitzhak divenne vecchio, e Isaac, poi, sì, come scusa. dice Rashi, sì, no, hai pensato Yitzhak e hai detto Avram, come succede a tutti noi. Come dici, pensi alla destra e dici sinistra, no? A causa delle lacrime degli angeli che erano cadute, come dice Rashi, quando stava per essere sacrificato, e poi Rashi porta due o tre spiegazioni, qui la traduzione di Moisè Leve ne porta una. Comunque, i suoi occhi si indebolirono così da non riuscire più a vedere. Non riuscire più a vedere, ok? Dunque, qui è scritto, dunque, lasciate il Rashi un attimo, quando Yitzchak divenne vecchio, i suoi occhi, Vatichiena e Nav Mirot, si indebolirono da non riuscire più a vedere. Ok, lì il Rashi prende appunto questa formula di Vatichiena e Nav Mirot. Allora dice che appunto riporta le spiegazioni, dice perché per via della Vodazara, del fumo, dell'incenso, dell'idolatria, delle nuore. Prima spiegazione, seconda spiegazione, perché quando stava per essere sacrificato sul Mizbeach nella Kedat Yitzchak, allora le lacrime degli angeli sono cadute sugli occhi e dunque, ecco, dunque vediamo che cioè questa era la seconda motivazione, secondo Rashi. E come vi ho detto, cioè non ce n'è una terza, e la terza era che di modo appunto che Yaakov potesse prendere Brachot. Dunque, qui il fatto che da un canto uno dice se è vecchio, come purtroppo nella vecchiaia, non tutte le parti del corpo poi funzionano come quando si è giovani, e in questo caso anche gli occhi. Qui invece Rashi spiega il perché, cioè c'è un perché a non vedere di Yitzhak, e come vi ho elencato Rashi di allora, capitolo 27, proprio prima appunto di benedire Yitzhak e Yaakov, Yaakov e Esav, volevo dire, pardon, e ci sono dunque queste, secondo Rashi riporta questi tre dal Bereshit Rabbah, queste tre motivazioni. Qui invece non vediamo nessuna motivazione. Qui si appella al fatto della vecchiaia, semplicemente, dunque Israele, però
però ancora a proposito, no, del genetico, del fattore genetico, no, come dicevamo, sia a livello di avvenimenti, diciamo, della storia della vita di come Yaakov e Yosef, che erano molto simili, così vediamo anche Yitzhak e Yaakov, anche Yaakov ha questa parte nella vecchiaia dove gli viene a mancare un po' la vista. Boker Tov René, Boker Or, carissima, siamo a pagina 209 e ovviamente non abbiamo incominciato a leggere il Pasuk senza René, è arrivata ovviamente giusta in tempo perché dobbiamo sentire René. Allora, insieme, pagina 208, Pasuk 10, ultima parola della terza riga di Sheni, leggiamo tutte insieme. Ve'ene Israel. Kavdu Mizoken. Lo Yuchal Lirot. Vayagesh Otam Elav. Vayishak Lahem. Vayechabek Lahem. Allora, adesso, dunque, non riesce a vedere per via della vecchiaia, lì si appesantisce la vista, li avvicina a lui, li bacia e li abbraccia. Cosa abbiamo notato tante volte nella Torah? Prima ancora Yosef e i suoi fratelli, proprio per essere freschi in tema. Ma diverse volte nella Torah, questo baciare e abbracciare, ok? Yosef, quando vede i fratelli, quando si rivela loro, piange, li bacia, li abbraccia. Yosef incontra suo papà finalmente, anche lì un lungo pianto, un lungo abbraccio e bacio. Qui, prima di benedire Yaakov, chiamato qui Israel, prima di benedire i figli di Yosef, prima li bacia, li abbraccia. Dunque, notate, vi ho detto adesso su una gamba qualche esempio, dove vediamo molte volte nella Torah, molte volte, questa esternazione, diciamo, di affetto, chiamiamola così, no? Quando, ecco, per dirla sul scherzoso, la Torah è più sefarad, più focosa, che all'Ashkenaz, che si sta un po' a distanza. Se vediamo la Torah è molto, cioè questo lato di esprimere l'affetto, non solo a parole, dunque tramite le benedizioni, tramite sostegno morale, tramite diciamo anche parole di conforto e via dicendo, ma anche fisicamente. C'è proprio questo approccio fisico che è molto sottolineato nella Torah. Okay? Dunque volevo, ecco, che notaste questa cosa. E vai Rachel, 11. Israel disse a Yosef: io non osavo neppure pensare di vedere più il tuo volto, ed ecco che Hashem mi ha concesso di vedere persino i tuoi figli. Come dice Rashi, non osavo nemmeno immaginare che avrei rivisto la tua faccia, tipo era un sogno, tipo quando a volte, no, si desidera qualcosa molto, ma questo qualcosa sembra essere qualcosa di irraggiungibile. Allora, tipo, vabbè, è inutile che mi faccio delle idee o che, cioè, delle false speranze, perché tanto, tipo, quasi impossibile, anche perché non dimentichiamo che per Yaakov, Yosef non era in vita per 22 anni, dunque, non essendo in vita, ovviamente, non era pensabile, almeno per lui. E dunque dice, non osavo neanche immaginare, non so neanche cosa mi sta succedendo, cioè wow, ho rivisto Yosef, l'ho potuto riabbracciare a proposito, però ho fatto come abbiamo visto prima Shema Israel, Hashem ti amo più di Yosef e tu sei il numero uno in assoluto. Ok, allora, vai anche al, vai 12 e 13, poi leggiamo anche in Lashona Kodesh. Dopo che Yaakov li ebbe baciati, Yosef li trasse da sopra le sue ginocchia di Yaakov e dopo averli posizionati ai suoi lati perché li benedicesse, si allontanò e si prostrò con la faccia a terra.
Yosef li prese tutti e due, Efraim con la sua destra, così che fosse alla sinistra di Israele, e il primogenito Menashe con la sua sinistra, così che si trovasse alla destra di Israele, e li avvicinò a lui. E dunque, come dice anche Rashi, a parte che quando uno ti sta di fronte, dunque, allora la sua sinistra è di fronte alla tua destra e viceversa. E poi perché, siccome comunque Menashe era il primogenito, come precisa Rashi, allora doveva comunque stare alla destra per ricevere la benedizione. E allora, leggiamolo sul testo, 11, 12 e 13. Vayomer Israele el Yosef, Reofanecha lo filati, vehine erauti Elohim kamezarecha. Cioè, io non ho neanche osato sognare di vedere la tua immagine, cioè la tua faccia, e adesso non solo che ho visto te, ma adesso anche la tua discendenza, figli e nipoti, cioè tipo wow. Cioè non so come ringraziare Hashem per questa cosa. Vayotze Yosef otam in birka vaishtachu le'apav arza, vaikach Yosef et shnehem et Efraim bimino mismol Israel, vet Menashe bismolo mimin Israel, vayageshela. Vai René, poi sentiamo Francesca. Allora. Ma Israele stese la sua mano destra e la pose sulla testa di Efraim, malgrado fosse più giovane, e la sua mano sinistra sulla testa di Menashe. Mise le sue mani in questo modo pienamente consapevole che il primogenito era Menashe. E gli disse... Aspetta, fermati qua che facciamo anche Rashi. Dunque, Vaishlach Israele timinò, Vaishet al Rosh Efraim, Vuatzair, Vetzmolo al Rosh Menashe, Sikkel et Yadav, chi Menashe avecò, Sikkel et Yadav. Dunque vediamo che incrocia le braccia. Allora, Yaakov intrecciò le braccia intenzionalmente, come dice Rashi qui, con intelligenza, discernimento e cognizione di causa. Infatti sapeva bene che Menashe era primogenito, malgrado ciò non pose la sua destra su di lui. Dunque non era un atto così, appunto, essendo anziano e prossimo a lasciare questo mondo, dice, non era concentrato, no, era proprio molto intenzionato. Fai ancora un passo, poi sentiamo Francesca, e Francesca ci farà dei divi. Egli benedisse Giuseppe e disse, oh Signore, alla cui presenza hanno camminato i miei padri Abramo e Isacco, il Signore che è stato il mio pastore da quando esisto fino a oggi, possa l'angelo che tu mandi abitualmente e mi salva da ogni male benedire i tuoi due fanciulli e possa il mio nome essere ricordato di loro insieme al nome dei miei padri Abramo e Isacco, possano in mezzo alla terra moltiplicare in gran numero ed essere protetti come i pesci. Ok, allora adesso 15, poi 16 lo facciamo tutte insieme. Vaevarech et Yosef vayomar, ha-Elohim asher italachnu ithalchu, scusate, avotai lefanav, Avram ve-Yitzchak, ha-Elohim haro'e oti me'odi ad hayom hazeh, e tutte insieme, ripetete parola per parola, ha-Malach, ha-Malach, ha-Goel oti, ha-Goel oti, mikol ra, yevarech, et hanearim, ve'ikare bahem, shmi, ve'shem avotai, Avraham ve'Yitzchak, ve'idgu larov, bekerev haaretz. Allora, l'angelo che mi ha redento da ogni male, cioè che Hashem mi inviava abitualmente quando mi trovavo in difficoltà, in angustie. Allora, gli angeli non hanno attenzione né il potere di salvare né di distruggere, ma agiscono solo come messi di Akadosh Baruch Hu. E qui andiamo a Rashi, pagina 64, e poi a pagina 71. 64 sarebbe Bereshit 18:10,
Andate a pagina 64. 64. 10. No. 18, capitolo 18, Pasuk 10. Pasuk 10, sì. Abimelech. Ok, allora, più esattamente Rashi 10. Allora, intanto uno di loro, parliamo degli angeli, sì, che dopo che sono venuti da Avram, Avram Avinu, i tre angeli, ok? Allora, uno di loro, a nome di Hashem, appunto, disse: io tornerò da te il prossimo anno, in questo periodo di Pesach, tua moglie Sara avrà un figlio, in questo caso, come sapete, era Michael. Sara stava ascoltando all'ingresso della tenda che si trovava dietro quell'angelo. Cosa ci dice lì Rashi? Dunque, Rashi, siamo a Rashi 10 di Pasuk, Rashi 10 di, dunque 18, 10, per 18, Pasuk 10. Allora, cosa vediamo a proposito degli angeli, ok? Gli angeli che avevano fatto lo stesso annuncio a Sara, le avevano detto al tempo fissato, eccetera. Ma Elisha disse alla Shunamit: gli angeli che vivono e sussistono in eterno hanno potuto dire a Sara: al tempo fissato tornerò da te. Io invece sono soltanto carne e sangue, oggi sono vivo, domani sarò morto, tuttavia se io che io sia vivo, che io sia morto, in quella stagione, al tempo della vita, tu terrai in braccio un figlio, quando Elisha disse alla Shunamit, no? La storia, la famosa storia. Un attimo, sì, ok. Allora, qui vediamo che parliamo degli angeli, ok? Dunque, tornando all'inizio del Rashi, pardon, l'angelo non annunciò ad Avram il suo proprio ritorno, ma appunto gli parlò come messaggero di Hashem. Dunque, attenzione, nel senso che ancora una volta gli angeli sono dei messi di HaKadosh Baruch Hu. Non confondere, un po' come uno quando va a un tzaddik che chiede una berachà. La berachà poi, per pronta guarigione, per parnassà, per shlombaito, qualsiasi problema che uno ha e qualsiasi richiesta sia, quando viene esaudita, non è lo tzaddik che ti ha dato la berachà. Attenzione. Lo tzaddik è il tramite, cioè è Hashem che dà il brachot, è Hashem che guarisce, è Hashem che salva, è Hashem che dà tutto. Però noi, essendo un po' lontani, perché ognuno con i suoi peccati, di questa vita, delle altre vite, eccetera, e non siamo vicinissimi a Kadosh Baruch Hu per poter pretendere e chiedere, insomma. Allora andiamo dal figlio prediletto, quello che fa tutto quello che papà vuole, papà nei cieli, a Kadosh Baruch Hu, a Vinush e Bashamayim, e diciamo: guarda, chiedi tu per me. Ecco, scusami, Sara. Hashem non rifiuta, eh. Volevo dire, allora questo vale anche quando si va nelle tombe degli Zadikim, è la stessa cosa. Esatto, ecco, perché no, che non si, ok, questo è il significato. Quando si va nei tempi dei Zadikim, quando si va dai Zadikim in vita, quando per esempio appunto noi Chabad che apriamo il Grot Kodesh, allora mi rivolgo a Hashem, ok, dico: Hashem, per favore, ho bisogno di questo, però adesso io piccola piccola, cioè poi a volte proprio bisogno anche di un consiglio, di fatto cosa devo fare? Viaggio o non viaggio? Intraprendo questa impresa o altra, eccetera. Dunque ho bisogno di una risposta poi, diciamo, chiara. Allora, i grandi tzaddikim, come Moshe Rabbeinu, come Avraham Avinu, parlavano con Hashem, ho capito, però noi siamo un po' lontani da questi livelli. Allora abbiamo i tzaddikim, oggi per esempio, che anche non vediamo con i nostri occhi il Rebbe, che anche lì è. Allora abbiamo l'Igrot Kodesh, che ci indica, come vi avevo raccontato più volte, la mia storia, per esempio con il Talmud Torah, con, no? E la risposta era molto esplicita, e infatti, miracolosamente poi, ho intrapreso queste imprese come del Talmud Torah e come tante altre, perché c'è stata l'indicazione divina tramite il Tzaddik. Anche qui, quando vediamo nella Torah gli angeli con Jacob Avino, gli angeli, cioè, gli angeli da Avram Avino, quello che è venuto a annunciare a Sara, quello che è venuto a guarire Abraham,
vediamo molto questa presenza di angeli, ma angeli come messi, anche lo vediamo anche nel Nevi'im molto a proposito, però non dimenticare che non è l'angelo ad attuare la volontà, cioè la richiesta, diciamo, ma è o a proteggere, come in questo caso, ma è solo un messo. Lo rivediamo anche a pagina 71, 19-22. Guardate nel capitolo, dunque, 19-22, credo che ho messo tutti i segni anch'io. Voilà. Ecco, 22. Allora, quando l'angelo gli dice, appunto nella distruzione di Sedom, qui è Gabriel, fuggi perché io non posso fare nulla finché tu non vi sei arrivato. E infatti poi chiamo quella città Soar, ok? E qui abbiamo addirittura una punizione degli angeli, inflitta agli angeli, perché loro cosa avevano detto? Stiamo per distruggere questo luogo, ok? Nel Passuk, a capitolo 19, Passuk 13, cosa dicono gli angeli a Lot? Noi stiamo per distruggere questo luogo, e grande il lamento contro di loro davanti a Hashem, e Hashem ci ha mandato a distruggerli. Ma che termini usano? Noi stiamo per distruggerli. Al che Hashem gli infligge questa punizione. E cos'è la punizione? Che hanno dovuto ammettere, no, in questo caso Gabriele, non posso far nulla finché tu non sei arrivato. Dunque non esci dalla città. E dunque, perché all'inizio appunto hanno attribuito a loro stessi questo potere. Per questo motivo, prima di andarsene, dovettero ammettere che la cosa non era il loro potere. Ok? Dunque qui lo vediamo con gli angeli che distruggono Sodoma e Gomorra. Dunque, ancora una volta, vediamo che gli angeli sono solo messi di Akadosh Baruch. Poi Idgularo, come abbiamo messo, moltiplicano in gran numero in mezzo alla terra, e come pesci, perché proprio pesci? Idgu, dalet gimel, tagim, no? Dalla parola dag, pesci. Dunque, perché i pesci, come sappiamo, sono molto fecondi e si moltiplicano e non sono soggetti al malocchio, perché sono aperti. Infatti, da qui anche il detto, ena bracha shora el al davar samui meain. La berachà non sussiste che non su qualcosa che è nascosto all'occhio, letteralmente. Vuol dire che ieri sera anche, che sono andata al tempio, infatti, dopo Milharvi c'era una lezione e io da sopra a origliare. Era molto interessante e appunto parlava, vi do un assaggio, legando a quello che abbiamo appena studiato, dell'invidia, no? Allora, parlava che non bisogna provocarla. Allora, l'invidia, sappiamo, è un peccato gravissimo, invidiare proprio il sur, però dice anche, appunto spiegava ieri, che non bisogna anche provocarla, cioè invidiare, cioè chi invidia non è giustificato, attenzione, è un gravissimo peccato. Però tu anche, se mi vieni con la Ferrari e davanti a persone che non riescono non a finire il mese ma a iniziare il mese, capisci che anche tu un minimo di tatto, cioè un attimo. Poi se sei a Monte Carlo, ognuno col suo yacht privato, e vabbè, e mostra anche il tuo yacht e la tua Ferrari. Però, cioè, per dire, nel senso, insomma, la Ferrari come può essere una donna con dei gioielli molto vistosi e quant'altro. E diceva anche sulla donna, cioè che l'uomo, come sapete, non può avere pensieri non puliti, ecco, verso nessuna donna che non è sua moglie. Purtroppo però l'uomo, quello normale, perché poi oggi tra pedofili e omosessuali purtroppo è già bene che siano tirati dalle donne, purtroppo dove siamo arrivati a tanto, però per dire, gli uomini normali, ok, e che attirati dalle donne devono stare molto attenti a non essere attratti da un'altra donna, soprattutto se è sposata, eccetera. Però, come spiegava appunto, dice, se la donna però provoca, allora se la donna
secondo le regole della Tzniut. Però è bella, è bella, insomma, ci sono quelle donne che manco con un filo di trucco sono bellissime, cioè allora, o senza veramente darne l'occhio, però sono belle, c'è poco da fare. Allora, certo, il problema non è suo. Però se una si mette una minigonna vertiginosa con spacco vertiginoso, con una scollatura, eccetera, cioè, poi, mi sono ricordata di qualcosa, ragazzi, ti ricordi? Tra noi ragazzi, e allora vabbè, lì c'è, certo che se lo sguardo c'è lo sguardo addosso, allora lì il peccato diventa anche tuo, cioè se la persona non fa niente per provocare né invidia né attrarre nessun uomo eccetera, allora poi se l'altro è invidioso il problema diventa solo suo. Se invece la persona anche ha, no, e dunque c'è molto questa cosa di noi e di quello che diciamo provochiamo, cioè la nostra parte, non l'histoire, come si dice, no? Comunque, vabbè, in realtà volevo spiegarvi altre cose, però voglio passare al Tani. Allora, quando, Francesca, non ti ho dimenticata, è che ti voglio sentire sul Teilim oggi. Allora, non so se avete notato, siccome abbiamo questa misera ora, come la chiamo io, dove far entrare quattro materie, che questo sono, allora, quando c'è meno Rashi, allora mi metto più l'accento sul Tania o sul Teilim e via dicendo, no? Dunque, oggi abbiamo avuto meno Rashi, meno Sukim, dunque andiamo al Tania. Andiamo al Tania questi giorni che veramente sono i primi Prakim, dunque siamo al settimo per essere per l'esattezza. Allora, faccio velocemente prima una sintesi, così mentre voi vi organizzate a ritrovare il segno di oggi. Allora dice, quando noi ieri abbiamo parlato di Klipat Noga, della Klipa in generale, poi ci sono le tre Klipot come Ote e la Klipat Noga. Adesso, quando, tornando alla Klipat Noga, quella che ha una parte positiva in essa e la si sfrutta, diciamo, positivamente, come vi ho detto, prima di cibarselo fai la bracha prima, fai la bracha dopo, l'intenzione quella giusta, questo per quanto riguarda il cibo, può essere qualsiasi cosa nella vita, ok? Qualsiasi, dunque sia il modo di cibarsi, di dormire, di parlare, di camminare, di lavorare, anche nella vita intima, tutto si può usarlo nella kiddushah. Si può, si deve in realtà, più che si può, però. Allora, quando lo si usa di fatto nella Kedusha, allora si innalza questa Kelipa Noga e diventa Kedusha, diventa santità. Però quando invece uno si ciba di, per esempio, cibo non kasher, per esempio, dice anche no, come dicevamo ieri, poi studio con le proteine, le vitamine di questo cibo. No, assolutamente. Studio Torah, no, faccio fila, no, non funziona. E solo quando uno non intenzionalmente ha fatto una verà, o anche intenzionalmente, Dio non vuole, però dopo a un certo punto fa una teshuvah, che è una teshuvah di quelle con i fiocchi, come Dio comanda, solo allora questa impurità si può trasformare in purezza. Fino allora no. Questo molto brevemente. Adesso vediamolo sul testo. Dunque, siamo a Perek Zayin. Faccio vedere. Allora, oggi siamo il Tet. Oggi è la Ilulà di Ezra Sofer, come avevamo detto. C'è chi dice il 10, chi dice il 9. Allora, siamo a Ach Mishu Bezolele Basar Vesovemani. Questo va in Yain, le malotta vot gufo, le malotta vot gufo ve nafsho abamit, pagina 22, sette righe dal basso. René, siamo a pagina 22, sette righe dal basso. Domani digiuno, ragazzi, mamma mia. Ok, allora, dunque, se un individuo, appunto, parliamo della persona che appartiene a coloro che si rimpinzano
ghiottamente, proprio questo è il termine, zolelebasar, di carne, traccannano vino per soddisfare gli appetiti del proprio corpo e della propria anima animale, che come abbiamo studiato derivano dall'elemento dell'acqua, vi ricordate, abbiamo studiato che ci sono quattro elementi impuri contenuti nell'anima animale, e questo desiderio carnale, no? Di cibarsi in questo modo e deriva dall'elemento dell'acqua e dunque dà origine a questo vizio. Allora, in questo caso, la forza vitale appunto della carne e del vino consumati dunque da lui viene degradata e assorbita però, attenzione, temporaneamente dalle tre clipot impure. E il suo corpo cosa succede al corpo? Che diventa per il momento, anche qui temporaneamente, per il momento, una veste e un veicolo per queste tre clipot impure. Finché, quando l'individuo si pente, come vi ho detto nella sintesi, e fa teshuvah, dunque torna a Hashem alla Torah. Infatti, la carne e il vino, allora, in quanto siano stati kasher, per cui parliamo di carne e vino kasher, però il modo, perché anche questo è importante, lo vediamo nella Torah. Noi dice, sto mangiando kasher. Sì, per un attimo. Non parlo di coltello e forchetta, che ci sarebbe anche, ma c'è un modo, no? Di cibarsi. Allora, dunque, però, essendo stati kasher, hanno la possibilità di riscattarsi e di ascendere quando fa teshuvah e torna dunque a Hashem e alla Torah. Essendo stati, attenzione, cibo kasher. Solo il modo, ok? Questo è implicito nei termini permissione e permesso, ok? Mutar. Mutar vuol dire, in realtà, lehatir è lasciare libero anche, no? Mattir asurim, lo diciamo ogni mattina nelle brachot, che libera i prigionieri. Mattir asurim. Vedete? Dunque, mutar, anche mattir. Che significano, allora, dunque, questi termini, dunque, permesso, mutar, permissione, significa ciò che non è vincolato e legato ai poteri delle forze estranee. Perché questo termine di mattir? Quando si parla di mutar, di permesso, perché appunto non è imprigionato nelle forze strane che in quel caso le avrebbero impedito di riscattarsi e ascendere ad Hashem. Ma tramite la tshuva sì c'è la possibilità di riscattarsi e di elevarsi. Ciò non pertanto una traccia del male rimane dentro al corpo. Perciò, ecco perché Dio non voglia, il corpo, anche una volta fatto tshuva, deve comunque subire la purificazione della tomba, come poi lo verrà spiegato nel capitolo 8 di Bezrat Hashem. E dunque, fra un pelo. Così succede anche quando, riguardo alla forza vitale, attenzione, della goccia di seme emessa dall'organismo con voluttà, ok? Parlando dell'uomo ovviamente, se l'uomo non si è comportato in maniera santa durante l'intimità con la moglie che pur si trova in stato di purità, come vi ho detto prima, dunque no, vi ho detto prima, no, nella sintesi in tutti gli ambiti, anche in quello intimo, ok? Ok. Scusa Sara, che vuol dire non di, di impurità? Nel momento dell'intimità? Sì. Cioè, come si può essere sacri nel momento dell'intimità, mi chiedi? Questa è la tua domanda. Rivka? Ti sento. Sì. Male, ma ti sento. Sì, ma questa è la tua domanda, questa è la domanda che mi stai ponendo? No, stavo dicendo, come si fa a essere impuri andando con tua moglie? Allora, è esattamente come abbiamo parlato della carne e della carne
e del vino. Ah, okay? La carne e vino cachè al 100%, però uno li ingorga, cioè, okay, no? Come abbiamo detto prima, si rimpizza ghiottamente tra canna del vino. Non è un modo di cibarsi, secondo la Kedusha. Dice, vabbè, è kasher, ho capito è kasher, però ragazzi, un minimo di façon, come si direbbe. Anche nella vita intima c'è una sfizza di regole, come sappiamo, che se uno dei due è sotto effetto dell'alcol, bisogna evitare i rapporti intimi, perché non sono appunto, non possono essere fatti con la Kedusha, ma un atto carnale, punto. E via dicendo, dunque, dalle halachot noi capiamo l'importanza di come questo atto, che è il risultato di un'attrazione fisica, ovviamente, però non basta solo che giustamente, assolutamente, la moglie sia dopo il mikve, dopo i 12 giorni di purità, eccetera, eccetera, ma anche il modo in cui viene poi attuato, diciamo, questo rapporto, deve essere con la massima discrezione, con la massima amore, anche che la donna si senta amata in un oggetto. Anche i pensieri sono molto importanti, soprattutto poi se in seguito a questo rapporto poi nasce un figlio, allora lì è importantissimo, come l'avevamo già visto. Ma anche solo c'è una che è già in menopausa o una che non può aver figli, comunque i pensieri in quel momento sono importanti, perché appunto la differenza, diciamo, capitale tra la nostra religione e tutte le altre in realtà è proprio quello di, è quello, a proposito, siamo appena usciti da Hanukkah, dunque quei greci, no? Studiate Torah, cultura, ma non la Torah di Hashem, ok? Cioè, un conto è comportarsi bene, abbiamo detto forchette, coltello, tutte le regole, però perché è una façon, perché poi ti dà più charme, più raffinatezza, eccetera, eccetera. No, noi lo dobbiamo fare perché è volontà di Hashem, perché il nostro essere ebreo è 24 su 24 in tutte le forme, sotto tutte le forme. E soprattutto appunto nel quotidiano e in ogni nostro gesto e pensiero bisogna vivere la nostra ebraicità, ossia il nostro legame con HaKadosh Baruch Hu, e si deve vedere, ok? Questo è quello a cui tutti dobbiamo aspirare. E dunque anche nei rapporti intimi. Dunque, come abbiamo detto fino adesso, la carne è carne kasher, vino è, però no, allora non va, fate shuva e tutto si innalza verso Hashem. Poi c'è però anche, no, quella parte della tomba, della protezione della tomba come ultima purificazione totale. Così anche per i rapporti intimi, come abbiamo detto, ovviamente la moglie dopo il micro, eccetera, eccetera, però comunque se non è stato fatto, diciamo, in modo secondo come Hashem vuole, ecco, nella massima santità. Adesso, questo quando fino adesso abbiamo parlato di comunque cibo kasher, comunque la donna pure, eccetera. Non è tuttavia il caso, allora un attimo, sto guardando se non è di domani. Sì, ok. Allora, voglio però un attimo oggi, tornate a pagina 22, voglio fare qualche riga con voi, ok? Allora, dunque siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima riga dal basso, dal punto in poi, da parola ach, ok? Allora, come sapete, vi avevo già spiegato, non ci sono nekudot, non ci possono essere nel Tania, come non ci possono essere anche nel Sefer Torah, però il seguito. Ach mi shehu bezolele basar bezove yai, le mallotta avot ufove nafshoh abami. Dunque, vedete, basar, carne, yain, vino, riconoscete delle parole, ok? Benafsho ha-ba'amit, nefesh ha-ba'amit, anima, animale. Shehu bechinat yesod ha-maim, che come abbiamo detto deriva appunto dall'elemento dell'acqua. Me arba, sapete, numero 4, arba yesodot ha-ra'im, dunque quattro elementi negativi. Sheba mime sheba, shemimenu midat ha-tava, che da questo elemento deriva il desiderio, no?
הנה, על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלל לפי שעה, וטמפורניאמנטי, שעה, אהורה, לפי שעה, הוא נראה טמפורניאמנטי, ברא גם הוא שבשלוש קליפות הטמאות. וטמפורניאמנטי, אין אלה טרש קליפות הטמאות. וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה, il suo corpo si riveste dunque di queste cripot impure, le anche ora qui le fisha temporaneamente. Ad asher yashuva Adam, yashuv teshuva, giusto, yashuv, finché l'uomo torna a Adam, ve yachzor l'avodat Hashem mule torato e torna allo servizio di Hashem e la sua Torah. Chi le fisha ya basar heter via il kasher, perché appunto siccome era carne permessa e vino kasher. La chen, ecco perché yecholim lachzor ula lotimo beshuvo levatat Hashem. Ecco perché possono risalire e riascendere. Sono la seconda riga, segui René? Shezeu lashon heter mutar. Ecco qui il termine heter e mutar, come vi ho detto, che mutar mati resurim, no? Klomar, sono la terza riga. C'è e no cascurve assurbide a chizonim, dunque non è legato e assur, nel senso di assurim, di imprigionato, nelle mani degli esterni a chizonim, queste forze esterne. C'è lo yuchala zorbe la lot l'ashem, perché se fosse stato così non avrebbe potuto ritornare a Shem. Rakshe arshimu mimenu nish arbatuf ve alken, quinta riga, tsarich haguf lechibuta keve. Ecco perché la persona ha bisogno di passare queste sofferenze della tomba, come Shakatubri Kaman. Ma Shenken ve machalot asurot, e qui siamo, ecco, tutto questo quando si parla di cose permesse. Ubiot asurot, Shen mishalosh kripot et peor. Questo non è il caso con cibi e rapporti sessuali proibiti, che loro derivano dalle tre kripot completamente impure. In questo caso sono sì imprigionati nelle mani degli esterni, delle forze esterne, forze strane, le olam per sempre, ve'en olim misham ad chi avoi umam. E dunque non possono liberarsi, diciamo così, finché non arriveranno i giorni in cui la morte sarà fatta scomparire per sempre, Yivulama Vetlanetzach, che come è scritto, no? Io farò sparire lo spirito impuro dal paese, qua in Scharia 13:2. Yivulama, insomma, Ruach HaTomar vive rimanere, cioè quando arriverà Mashiach, lo spirito impuro sparirà dalla faccia della terra. O c'è un altro caso. Dunque, o fino allora, dunque finché arriva Mashiach, o, un altro caso, Achia se tshuva gdola kol kach, she sdonot nasuru kisuyot. O finché colui che ha peccato si penta al punto che i suoi peccati, premeditati in questo caso, vengano trasmutati in meriti autentici. Cioè, il peccato stesso sarà considerato un non un peccato, ma un merito. Questo quando la teshuva è di un livello altissimo. Mamashe hi tshuva me'ava me'onka deriva, che è la teshuva, e di quale è teshuva, diciamo, si riferisce, quella tshuva che deriva dalla ahava, dall'amore di Hashem. Me omka deriba, dal profondo del cuore, be'avara bave chasheka, dunque passione, ve'nefesh shokeka le tafkaboi parach, dunque con desiderio ardente di legarsi a Shem, be'tzam'a nafsho la Shem. E dunque, tzam'a vuol dire la sete, no? Quando uno è assetato. Dunque aver sete di Hashem, che erezai e fa vezia liot, chiadena e tanafsho berzia vezzalmave, chi si traccia, perché fino adesso la sua anima è stata nell'arida solitudine, nell'ombra della morte, perché queste tre
clipot impure rappresentano la morte, il massimo dell'impurità. È infinitamente lontana appunto dalla presenza di Hashem. Però adesso che fa teshuva, una teshuva da un amore immenso, fervore, passione per Hashem, dunque che adesso ha sete di Hashem ancora più dell'anima di un giusto, di un tzaddik, come dicono i nostri chachamim, quello che hanno raggiunto i penitenti, cioè quelli che fanno teshuva, non lo raggiunge nemmeno il giusto più perfetto. Un detto molto conosciuto del Talmud di Masechet Berachot 34. ונפשו ועצב עצם מוות היא הסתרה ורחוקה מאוד פני השם בתכלית ולזאת צמה נפשו ביתר עוז וצימאו נפשות הצדיקים כמאמרם זכרון לברכה במקום שבעלי תשובה עומדים אין יובל בקונטינוא הממוריה אין בעלי תשובה יכולים להם אין צדיקים מורים פרדון יכולים להם חולה ועל תשובה מעבר הבא זו דונקווה פרופיו פרופוזיטו פונטו דיקווסטה תשובה דיקווסטו ריטורנו על השם דריבנטה דאון קוזי גרנדה אמורה che a questo proposito è stato detto sempre nel Talmud, però stavolta nel Masechet Rosh Hashanah 29a, che i peccati premeditati di colui che fa poi Teshuvah divengono per lui dei meriti. Facciamo avere la Rosh Hashanah solo Kishuyot Ho'il, e questo perché? Perché è stato attraversato da questa esperienza che ha raggiunto questo grande amore. Ho'il v'aliedese bale avara basu. Però, e conclude le ultime tre righe, se il pentimento però, se la teshuva, se il ritorno ad Hashem, non viene da un amore così grande, che abbiamo descritto fino adesso, questo amore con passione, con fervore assoluta verso Hashem, però non è di questa categoria, ma se si tratta di un pentimento, però anche sincero, Hashem gli perdona i suoi peccati, però da lì, a tramutarli in meriti, no. Dunque non vengono liberati completamente dalla clipa fino alla fine dei tempi, quando la morte sarà fatta scomparire per sempre, cioè quando arriva Bashiach. Ragazzi, abbiamo fatto tutto. E adesso, domanda. Adesso che vi ho spiegato prima, poi vi ho letto, siete riuscite un po', Rachel? Rachel, sì, fantastico. Ah, sì, così bene, sì. Così, così anche mi ripasso, ci serve anche per l'ebraico. L'ebraico, certo, non lo posso fare tutti i giorni perché non abbiamo sempre tempo. Certo. Magari tutti i giorni. Magari, infatti. René? Sì, un pochino va bene. Vous avez un peu compris quand je lisais tout ça? C'est-à-dire en italien d'abord et après on épreuve. Dovete sempre prendere un po' come... quando no, si parla di senso dell'orientamento, no? Che grazie a Dio io ce l'ho, Baruch Hashem, il mio piccolo me l'ha ha preso a proposito da me. Allora, com'è che in realtà poi vai una via la prima volta, poi ti ricordi? Perché hai dei punti di riferimento. Dunque, anche nella comprensione del testo, questo in qualsiasi lingua, soprattutto in ebraico, quando, allora, ho spiegato il concetto, oggi poi ho fatto sia la sintesi che poi testualmente, quando poi leggo, allora anche se non capite tutte le parole, però avete delle parole sì di riferimento, come abbiamo visto oggi, Bassar, Yain, Ahavaraba, Sidra, Shalosh Klipotatmeo, cioè Arba Yestodotar, eccetera. Dunque, poi vi è molto più facile capirlo dal testo direttamente, che poi ci arriveremo anche a quello, a fare direttamente. Mi ripete il capitolo? Che capitolo era questo? Sette. Sette? Sì. E ora? E ora? A Teilin. E oggi è il nono giorno di Tevet e si va dal Tevet 49 a 54. Un attimo che arrivo. Dal 49 a 54. Fantastica. Allora, adesso, come promesso, sentiamo Francesca, più che promesso è il mio piacere, mio e nostro, al direttore del coro. Vai Francesca. Salmo dei figli di Korach, ascoltate questo, o popoli tutti, porgete orecchio tutti voi abitanti del mondo, anche voi figli di Adam,
e voi persone importanti, tutti insieme, il ricco e il povero. La mia bocca... ti fermo un secondo. Qui parliamo dei figli di Korach. Leggimi all'inizio, riconoscimento, allora, perché i figli di Korach? Riconoscendo? Riconoscendo che l'avidità di Korach per la ricchezza è stata la causa della sua caduta. I suoi figli onesti hanno composto questo salmo per insegnare che l'uomo dovrebbe, durante la sua esistenza, elevare il proprio livello spirituale e prepararsi per il mondo a venire. La vita è un'occasione troppo preziosa per il nostro perfezionamento spirituale perché venga sciupata in piaceri e occupazioni futili. Allora, ricordiamo che Korach era il primo cugino di Moshe Rabbeinu, quello che ha aizzato i 250 membri della tribù di Ruven, e da lì, come diceva Rashi, oi la rasciava e oi di no? E che però loro, Hashem, quando sono stati inghiottiti, Korach e tutta la sua famiglia, questi figli di Korach che hanno fatto tshuva, ma hanno fatto tshuva nel cuore, non apertamente, Hashem gli ha, diciamo, predisposti un sottoterra, diciamo, un posto dove sopravvivere, e poi dopo si sono rivelati. Dunque loro, dunque riconoscono, dunque hanno riconosciuto l'errore del padre. Qui è anche un punto molto molto importante. Noi nella Torah abbiamo il Kibud Avaem, no? Che 10 comandamenti, rispettare i genitori, finché nel il genitore non va contro a Kadosh Baruch. E qui Korach, che era un grandissimo saggio e miliardario, cioè tra i più grandi miliardari dell'epoca, no? Come si fa oggi nel Forbes, no? la graduatoria dei miliardari. Dunque Korach era uno dei più ricchi del mondo, però ha peccato perché si è messo contro Moshe e dunque contro Hashem, e poi, come sappiamo, appunto, è stato anche tutti. I figli invece hanno fatto teshuva, e riconoscendo appunto l'avidità del padre per la ricchezza, che è stata appunto la sua caduta, come ci ha ben letto Francesca, allora hanno composto questo salmo. Ok, dunque, come detto, ascoltate o popoli, porgete orecchio, voi figli di Adam, persone importanti, tutti insieme, ricco il povero. Vai, 4. La mia bocca parla di cose sagge e il mio cuore medita cose ponderate. Tenderò il mio orecchio alle parabole, esporrò il mio problema con l'accompagnamento della cetra. Perché dovrei avere paura dei giorni del male quando mi sono circondato dai comandamenti che ho calpestato? Quelli si affidano alla loro agiatezza e si vantano delle loro grandi ricchezze. Ma neppure un fratello può liberare l'altro né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto della loro anima costa caro e non sarà mai possibile. Può un uomo vivere in eterno e non vedere la fossa? Poiché, vedi, anche i saggi muoiono, gli stolti e gli ignoranti periscono ugualmente, abbandonando agli altri le loro ricchezze. Dentro di sé credono che le loro case siano eterne, che le loro dimore durino per secoli e che le loro terre siano chiamate per sempre con il loro nome. Ma l'uomo non continua a essere onorato per sempre ed è simile alle bestie che scompariranno. Questo modo di pensare è il segno della loro stoltezza e anche di quelli che dopo di loro ne approvano le idee. Selah. Vanno verso la tomba come pecore e la morte li conduce al pascolo. Gli onesti domineranno su di loro al mattino e la loro materia si consumerà nella tomba, ciascuno nella sua tomba. Ma Dio riporta la mia anima dalla tomba perché egli mi prenderà con sé, Selah. Non temere che si arricchisca l'uomo, che accresca la gloria della sua casa, perché alla sua morte non potrà prendere niente. La sua ricchezza non scenderà con lui nella tomba. Per quanto egli si vantasse mentre era in vita, altri ti celebreranno se migliorerai te stesso. E per l'eternità vedranno più la luce. L'uomo vive negli onori e non
è simile alle bestie che finiscono nell'eterno silenzio. Molto molto forte questo Perek, appunto detto dai figli di Korach. Adesso leggiamolo insieme. Grazie mille Francesca. L'amnatzeh livne Korach mismor. Ecco, adesso vi traduco. Leggiamo in ebraico quello che ci ha letto maestosamente Francesca. Shim uso kolam ha'azinu kol yoshvei harit. Gam bnei adam, gam bnei ish. יחד עשיר ועביון, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. אתה למשל אוזני אפתח בחינור חידתי. למה עירה במהרה אבון עקבה יסובני, הבוטחים על חילם וברוב עושרם התעלם. אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו. ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם. וכי עוד לנצח לא יראה השח, כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יובדו, ועזבו לאחרים חילה. קרבם בתימו לעולם, משכנותם לדור בדור, קראו בשמותם עלי אדמות, ואדם ביקר בלילין, נמשל כבהמות נדמו. זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. כצון לשאול שתו מוות, ירעם, וירדו בם ישרים לבוקר, וצורם לבלות שאול מזבול לו. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי ייקחה ניסנה. אל תירא כי ישיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. כי נפשו בחייו יברך, וידוך כי תיטיב לך. תבוא עד דור אבותיו, עד נצח לא יראו אור. אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. E poi abbiamo il Salmo 50, che è anche un salmo molto importante. Ricordo quando facevo questa, quando studiavo in Israele per la laurea di insegnante di ebraico, ebraismo. Ci avevano dato questo Perek da avevamo tipo una mezz'ora per analizzarlo nel profondo, ecco, e poi fare le nostre, diciamo, riflessioni. Allora, Salmo 50. Mismor le Asaf el Elohim Adonai di Per. Vaikra Aretz ni Mizrach Shemesh ad Nevo. מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. יבוא אלוהינו ועל יחרש, אש לפניו תוכל, וסביביו נסערה מאוד. יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. ויגידו שמיים צדקו כי אלוהים שופט וסלע. שמעה עמי ואדברה ישראל וידבח, אלוהים אלוהיך אנוכי. לא על זבחיך הוכיחך ועולותיך לנגדי תמיד. פסוק ט', נורא. לא אקח מביתך פר ממכלאותיך עתודים. כי לי כל חייתו יער בהמות בהררי אלף. ידעתי כל אופרים וזיז שדי עמדי. אם ארעב לא אומר לך, כי לי תבל ומנועה. סבסי פעם, דיג'ה שם, נוטלו דירה, פרקי. È mio l'universo e tutto ciò che contiene. Molto forte questa. Ha'ochal besar abirim, vedam atudim eshte. Zvach l'Elohim toda v'shalem le'elion edarecha. Ukraeni beyom tzara. Achaletzcha utchabdein. Vela rasham al'elohim ma lecha l'esprit. Non so se avete notato, ma Rivka è dai nipoti. Un attimo. Una, ecco, ok. Rivka dei nipoti, bravissima che segui comunque, però abbiamo i nipotini in sottofondo. Allora, riprendo 16. Velarasha amar Elohim, malechale saper fukai, vati savriti ale fija, veatas saneta musa, vatashlech varai acharech.
imra'ita ganav vatiretzimo, ve'im menafim chelkech. Picha shalachta vera'a ushoncha tatzmid mirma. Teshev be'achicha tedaber beven imecha titen dof. Ele asita ve'echerashti, dimita yot eyecha mocha uchichacha ve'erecha lenech. Binuna zot shokheche Elohah, pen etrof ve'en matzil, Zover toda yechabdanani v'sam derech ar'enu v'yeshelo. Allora abbiamo anche Nun Alef e Nun Bet. Sapete che sono anche Nun Bet e il mio Perek. Allora oggi abbiamo fino a Nun Dalin. Allora faccio velocemente questo per chi, proprio perché sono i miei, cioè c'è il mio di mezzo. Ok, la Mnatzer Mismor le David. Bevo elav natana navi. Kasher ba el Batsheva. Allora qui, come vi ricordate, avevamo studiato noi a suo tempo in Navi, che ogni settimana vi dico riprendo, vabbè, Bezrat Hashem Binet. Allora, qui dice, è una tfilà per chi, adatta a chiunque voglia pentirsi dei suoi peccati, a proposito anche di quello che abbiamo studiato oggi nel Tanya. E parla della storia con Batsheva, no? Quando Natan, il profeta, e perché è preciso Natan? Perché Francesca ha un figlio che si chiama Natan, come Natan Anavi. Eccolo qua. Allora, la Mnatzech Mizmor le David, bevo elav Natan Anavi, kasher ba'il Batsheva, chonen Elohim kechasdecha, kerov rachamecha mechipsha'ai, herev kabuseni meavoni umechatati tahare, kifsha'ai ani edà vechatati nektamid. לחלבת חחתה והרבה נך עשיתי, למען תצדק בדובריך תזכה בשופטך. הן באבון חוללתי ובחת יחמנתי אימי, הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמת הודיעי. תחתני באזוב ואתהר, תחבסני ומשלג עדי, תשמיעני ססון בשמחה, תגלנה עצמות תיקיתה. הסתר פניך מחטאי, וכל אבונותיי מחה. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, אל תיקחני. השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחי. על עמדה פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישוב. הצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך, אדוני שפתי תפתח, Ufi yagid teilatecha, l'inizio di tutte le amidot, come sappiamo, questo perek, questo pasuk 17 di capitolo 52. Kilotach potz zevach ve'etena, ola lo tirze. Zivche Elohim ruach nishbar, lev nishbar ve'nitke, Elohim lo tirze, benissimo anche questo pasuk, che solo un'anima spezzata è un sacrificio gradito a Hashem. Un cuore infranto e umiliato di Hashem non lo respinge. E tiva birzoncha et zion, tivnechumot Yerushalayim, az tachpot zivche tzedek, ola vechalil, az yalu al mizbach chaparim, e l'iskuz radina bat Rachel, mi autodedico il mio pere, ok, le briut, le parnassa, le nachat mi yeladai, le briute tana, le nachat mi talmidotai, Bezrat Hashem, ad kol batov ani revenigra. Ogni tanto posso anche, penso anche a me, diciamo, no? Faccio sempre per tutti. Adesso mi sto dedicando al mio per. La mnatzech maschile da bevodo eg ha'adomi vayaged le sha'um vayomer lo ba David el bet achimeh. מה תתהלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום? הבובו תחשוב לשונך כתאר מלוטש עושה רמיה. אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלע. אהבת כל דברי בלה לשון מרמה. גמל התוצחה לנצח יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלע. ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחק. הנה גבר לא ישים אלוהים מעוזו, ויבטח ברוב עושרו יעוז בהבתו. ואני כזית רענן בבית אלוהים פתחתי, בחסד וחסד אלוהים עולם ועד. עודך לעולם
chi assita, va a chi tovone che trasferra. È quello che mi auguro, ti celebrerò per sempre per quello che hai fatto e confiderò nel tuo nome così buono verso i tuoi fedeli. Bellissimo. Ultimo perek di oggi, 53. L'amnatzech al machalat maschil leder. Amar naval belibo. Qui ritroviamo un naval. Ein Elohim yishchitu veitivu avel ein osseto. Elohim yishamayim yishkif al bnei adam lirot hayesh maskil doreshet Elohim. Kulo sad yachta ne'elach. Ein osseto, ein gamecha. הלא ידעו פועלי אבן אוכלי עמי, אכלו לחם אלוהים לא קראו. שם פחד ופחד לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמו תכונך, הבישו אותה, כי אלוהים מעשם. מי ייתן מציון משועות ישראל, ושוב אלוהים שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. סקודת המסוס בליאת, פסר על פן אינטימו. L'ultimo il 54. L'amnatzach ben ginot maschile David. Bevo hazifim vayomru le shaul. Halo David mistater imanu. Elohim. Beshimcha hoshienu hoshieni. Uvi gvuratecha tedini. Elohim shema tefilati haazina leimrif. Kizarim kamo alai. Ve'aritzim bikshu nafshi. Lo samu Elohim nengdam sela. Ine. Hine. Elohim עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי. ישיב הרע לשורריי, בעמיתך הצמיתם. בנדבה אסבך לך, עודי שמך אדוני, כי טוב. כי מכל צרה הצילני, ובאויביי רעתה אין. טרופו באל דיכטיינים, אסונו, טיפורטנו אינאלטו, אינאלטרי ספירה. 120. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליו יקול אוהב וכל מי שבשם ישראל יפונה, כל אוהב ותומכי ישראל. שיר המעלות אל אדוני בצרתה לי קראתי ויענני, אדוני יצילה נפשי משפת שקר מלשון הרמיה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון הרמיה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מעולה כדר, רבת שכנה לנפשי צוני שלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהבי וכל מי שבשם ישראל יחונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות אשא עיני אל הרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צדך גדוליך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מקורה, ישמור נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך, מעתה. ועד עולה. חזק וברוך, חזק וברוך, פנטסטיקה. חזק